Buongiorno a tutti, sono Stefano Agnellini, giornalista di Trattori. Benvenuti al primo appuntamento dell'Innovation Agritour 2021, un percorso di 6 tappe che ci accompagnerà durante il corso dell'anno per cercare di scoprire come sta cambiando l'agricoltura e quali sono anche gli strumenti e le tecnologie, diciamo, imprescindibili per la creazione di nuovi modelli produttivi virtuosi e soprattutto sostenibili. Il tema di oggi sarà l'automazione, ma nei prossimi mesi parleremo anche di green economy, di sostenibilità, nuove fonti di energie, di vigneti, di strumenti digitali e di nuove competenze. Insomma, cercheremo, coinvolgendo di volta in volta esperti dei vari settori, di creare un quadro che sia il più possibile completo e, diciamo, omogeneo sulle direzioni che sta prendendo il settore. Ma oggi parleremo di automazione e lo faremo con Daniele Bettini, collega giornalista che è qui con me. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Stefano, grazie a tutti. E con ospiti in collegamento che ci forniranno alcuni preziosi contributi. Infatti abbiamo con noi Alessio Bolognesi di Federunacoma, poi abbiamo il professore Lorenzo Marconi dell'Università di Bologna e anche membro dell'IRIM, che è l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti. Abbiamo con noi Stefano Bormolini di John Deere, Rossano Buoli, contoterzista, Marco Manegatti, che è il responsabile tecnico di Bioplanet, e Cristian Margheri, che è il product manager irrigation di Iritech. Allora, Daniele, direi che possiamo partire con il tema di oggi, che appunto è l'automazione. Sappiamo che l'agricoltura è chiamata a sfamare in futuro una popolazione sempre più ampia e soprattutto con meno risorse a disposizione a partire del suolo e possibilmente impiegando meno chimica e soprattutto inquinando meno in termini di emissioni di CO2. Possiamo arrivare a dire che coltivare i campi diventerà sempre più un'occupazione high-tech? Buongiorno a tutti intanto. Sì, allora certamente possiamo dirlo senza dubbio e senza poter essere, per così dire, smentiti. Parliamo dell'automazione perché in realtà è un tema, forse sottostimato, che diamo tutti per scontato e appunto fa dei numeri molto importanti che poi tu appunto ci illustrerai e soprattutto non solo introietta in bella tantissime tecnologie provenienti da settori e da ambiti completamente diversi, ma anche un po', diciamo, trasmette e recepisce le culture diverse da cui proviene, dove viene fatto. Fare un sistema automatico in Europa e quindi una macchina, per esempio, senza guidatore in Europa, è completamente diversa dal pensarla e realizzarla per gli spazi aperti, degli Stati Uniti. E quindi anche un trattore pensato, per esempio, per gli spazi europei, per la cultura orticola e per gli spazi ristretti dei campi italiani sono strutturalmente quasi diversi da quelli costruiti per i grandi spazi appunto del West americano, delle pianure argentine. Ci vuoi dire un po' Sì, di no, numeri? infatti prima di iniziare con i nostri ospiti, che poi magari potranno anche commentare certe cifre, comunque diciamo che solo l'Economist ha riportato dei dati secondo cui agrobot, trattori senza conducente, droni e tanti altri tipi di automazione agricole sviluppati da multinazionali o anche start-up delineano un settore che ormai, che entro il 2025 dovrebbe valere una cifra attorno ai 20 miliardi di euro. Tra l'altro, con una crescita annua prevista del 23%. Tra l'altro, secondo la Federazione Internazionale di Robotica, l'agricoltura è la seconda industria per dimensioni dopo la difesa. Si parla che sino ad oggi sono stati infatti realizzati e venduti oltre 25.000 robot agricoli, lo stesso numero di quelli destinati a scopo militare, che questo, se vogliamo, è anche virtuoso, diciamo, dal No, punto di vista del futuro. infatti, e ci spiega anche perché appunto Lorenzo Marconi, che adesso ci illustra un po' lo stato dell'arte della ricerca in ambito robotica, aveva lavorato sul progetto Sherpa, un progetto innovativo molto interessante, e poi adesso però si dedica anche molto all'agricoltura. Velo Lorenzo, cos'è che stai preparando? Che cosa fai? E qual è lo stato dell'arte della robotica? E buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, è vero, ho fatto un salto triplo dalla ricerca e soccorso all'agricoltura, in realtà mi occupo ancora anche dell'altro. Io condivido, se me lo permettete, magari qualche materiale che ho preparato per sì, presentare quello che è lo stato della ricerca attuale. A livello europeo, mi sono concentrato più che altro a livello europeo. Non so, mi confermate che vedete lo schermo?
Queste sono le keyword che sono principalmente adesso presenti in ambito universitario o di ricerca. A livello di tecnologie, sicuramente fanno un po' privi di pilota, i cosiddetti droni, velivoli terrestri, di cui diciamo. Principalmente nell'ambito agricolo mi occupo, e tutta la parte fondamentale di wireless sensor network, cioè tutte quelle tecnologie che hanno in qualche maniera abilitato una raccolta dei dati di campo in termini low power, quindi senza necessità di avere infrastrutture significative, in termini massivi. E poi queste tecnologie hanno abilitato tutta una serie di aree della ricerca che sono dietro queste tecnologie. Quindi image processing, nel momento in cui io ho un rover che deve navigare magari in ambienti privi di GPS, tutta la parte di elaborazione delle immagini è fondamentale. Tutta la parte di machine learning, di deep learning, di intelligenza artificiale, come questa massa di dati deve essere elaborata, gestita, dati eterogenei, quindi anche tutta la parte di big data, adesso è in maniera ponderante, presente nell'ambito di ricerca. E tutta la parte poi di cloud computing, cioè di tentativo poi di condividere tutta la parte di dati e di elaborazione che permette poi di gestire questa varietà di dati. Queste sono un po', per darvi dei numeri, gli interessi su queste keyword che vi ho detto. Quindi vedete, image processing, UAV, droni, sono la parte sicuramente più rilevante, con un numero di pubblicazioni significativo, ed è anche difficile a livello di ricerca molto spesso orientarsi, perché il rumore di fondo è tanto, nel senso che sono tanti gruppi che si occupano, chi in maniera più seria, chi meno seria, quindi anche trovare le risorse più significative in termini di ricerca è molto spesso complicato. E ancora il crop monitoring è l'ambito di ricerca più di interesse. Quindi il monitoraggio della cultura, del campo. Poi vedete, questi sono gli altri ambiti che dominano da un punto di vista di ricerca, quindi water and weed management, quindi la gestione irrigua e tutta la parte di gestione delle malerbe, comunque degli infestanti, e anche una predizione dell'Italia e Spagna, che sono sicuramente i paesi più attivi in ambito di ricerca, seguiti da tutti gli altri. In H2020 a livello europeo sono state messe tante risorse. Questi sono dati a consuntivo significativi. Nella parte green, agricoltura, con tutta la parte di trasformazione digitale, 30 milioni di euro, dove circa 7 ne sono arrivati a partner italiani. E anche qui, in ambito europeo, crop monitoring e water management sono sicuramente i campi dove i progetti europei si sono concentrati. Questa è una panoramica, per esempio, di progetti, per darvi un'idea dove, diciamo, l'attenzione si è focalizzata. Per esempio, nel progetto Mars, l'obiettivo era sviluppare tanti UGV, rover terrestri, per il monitoraggio della semina, il monitoraggio del terreno e la semina di uno swarm di veicoli terrestri. Nel progetto a fianco GRAPE è tutta la parte terrestre di sviluppo di rover autonomi per esempio il monitoraggio dei vigneti anche delle operazioni in campo, come erano il bunch deep thinning, lo spraying selettivo e altro. In PEP, automatica in serra, raccolta appunto in greenhouse, raccolta automatica che viceversa stenta molto ancora anche a livello di ricerca a decollare in campo. Wirob, vedete anche i robot, le tipiche piattaforme che vengono sviluppate in questi progetti europei, anche qui monitoraggio dei vigneti, cercate di individuare stato vegetativo, stress idrico e altro. In questi altri progetti Flourish è tutta la cooperazione aereo-terrestre, quindi
come combinare informazioni aeree e informazioni terrestre in termini cooperativi. Il progetto Flourish, il progetto Pantheon, tra l'altro quest'ultimo coordinato in Italia, andavano in questa direzione, con sempre di più il tentativo di andare a monitorare la singola pianta, quindi a livello proprio di granularità molto elevata. A livello di associazioni RIM, un'associazione, trovate qui anche il sito web se siete interessate, abbiamo poi cercato di fare anche una mappatura più specifica italiana. I gruppi di ricerca, che sono tanti in Italia, principalmente sono in campo aperto, un po' in Frutteto, e vedete qui un pochettino la distinzione, i gruppi di ricerca che ci lavorano, con ambiti e interessi di ricerca che sono di vario tipo, però tutte quelle tematiche che ho detto prima, quindi principalmente analisi dei dati, cattura dei dati, macchine operatrici smart, e vedete qui alcune keyword che caratterizzano la ricerca in Italia. Gli ultimi due slide, poi magari se ce ne sarà tempo spenderò ancora più tempo dopo su questo, per un progetto viceversa che stiamo portando avanti come Università di Bologna, in questi progetti di eccellenza finanziati Bologna, di sviluppare in collaborazione con la Scuola di Agraria tutta una serie di tecnologie per il monitoraggio di precisione e anche di tecnologie robotiche per l'intervento in campo. Abbiamo realizzato un frutteto sperimentale, planare, coprogettato insieme poi alle macchine e ai robot che dovranno andare a gestirlo. Quindi, per esempio, gestendo l'interfilare, riducendo l'interfilare a 1,5 metri, sapendo che poi diciamo, il robot che andrà a lavorare è un robot diciamo particolare. Vedete una delle foto lì diciamo a destra. Con l'obiettivo appunto di sviluppare poi tutta la robotica connessa a questi frutteti, monitorare tutti i principali parametri e cercare poi di elaborare questi parametri in una banca dati centrale che ha l'obiettivo poi di creare mappe di prescrizione e arrivare proprio a livello di pianta a capire per esempio il livello di maturazione dei frutti, di patogeni, a tante altre informazioni. Qui mi fermo per non anche monopolizzare tutto il tempo, con una battuta che secondo me è significativa. Questa è presente nella ricerca, nella agenda della ricerca strategica di un'associazione importante europea di robotica, e che dice che in realtà in agricoltura, agricoltura di precisione, non è una questione di visione, la visione è chiarissima, quella che deve essere, ma in realtà di tecnologie, e di tecnologie che devono essere in qualche maniera certificate, garantite con un chiaro valore aggiunto per l'utente finale, cosa che non è sempre, diciamo, garantita. Questa è un po' una visione, uno spaccato del lato universitario di ricerca, principalmente in Europa. Grazie. Solo due cose. Uno, come giustifichi questo impegno nel monitoraggio? Cioè, ci sono tantissimi progetti legati al monitoraggio e quasi pochi o relativamente pochi legati ad un'azione operativa. È vero questo qui. Aspetta, e seconda, tu vedi in prospettiva uno sviluppo dell'automazione con, chiamiamoli robot o rover, completamente autonomi, o anche in questo campo, come per esempio quello dell'intelligenza artificiale, sarà la collaborazione uomo-macchina a dare risultati migliori? Ecco. Ma, relativamente alla prima domanda, è vero, cioè c'è una polarizzazione spinta verso tutta la parte più di elaborazione, di gestione del dato, e questo io penso che sia anche un po' per la monopolizzazione in termini di ambiti di ricerca che vengono fatte a livello universitario. Sono molto più le persone che si occupano di gestione algoritmica di robotica o di macchina o di automazione. Sicuramente tutto lo sviluppo che ha avuto recentemente la tematica del deep learning, delle reti neurali, ha anche contribuito a enfatizzare questo, diciamo, questa spinta verso questo lato della ricerca. Relativamente alla seconda domanda, io sono un forte sostenitore di un'automazione non spinta, ma di un'automazione che sia, come dire, più cooperazione uomo-macchina.
anche per cercare di introdurre velocemente in questo ambito alcune tecnologie che, se ci si aspetta un'automazione completa, completamente human free, occorre aspettare tanti anni per averla. Mentre un'automazione che sia più, come dire, coprogettata insieme all'intervento dell'uomo, che faccia comunque risparmiare tempo, denaro e che sia un valore aggiunto, è alla portata di mano. Grazie mille. Secondo me, un'innovazione spinta anche con un discorso di accettabilità è fondamentale per me. Ok, grazie mille. Se esci dalla presentazione, così passiamo una parola a Alessio Bolognesi. Eccoci. Ciao, buongiorno, intanto. Buon pomeriggio a tutti. Grazie dell'invito intanto. Tra l'altro mi avete dato un sacco già di input, no, per allacciarmi, perché in effetti anche l'ultima frase che citava il professore è estremamente interessante. Addirittura io la sposterei di un gradino, secondo la mia personale visione, non è neanche più a livello tecnologico il problema, diventa proprio a livello delle garanzie che diamo a chi poi le tecnologie le deve usare in campo. E anche un altro problema, che è quello della formazione, da un lato, di chi usa queste macchine, di chi li progetta, e soprattutto sapere a cosa servono, no, queste tecnologie. Devo dire che la situazione è abbastanza confusa in questo momento, nel senso che ci sono, come dire, tante tematiche in ballo. Adesso cerco di farvi un po' la panoramica, e il problema è quello che volevo dirvi è che c'è stato un'evoluzione, no, a partire dagli anni 90, estremamente veloce in ambito tecnologico, dove cooperatività e interoperabilità sono state le parole chiave a partire dallo sviluppo della tecnologia ISO-BUS, no? Che più o meno si è sviluppata appunto negli anni 90, poi è arrivato il GPS dal mondo automotive, quindi la possibilità di localizzare le macchine sul campo, fino ad arrivare alla connettività, no? A varie reti Wi-Fi, la tecnologia 4G, che hanno in qualche modo dato in là questo meraviglioso mondo dell'agricoltura 4.0, di cui tanto si sente parlare oggi, visti anche, insomma, i piani di finanziamento che sono stati attuati per incentivare anche il rinnovamento del parco macchine, ma in qualche modo tutto questo rinnovamento tecnologico sta avvenendo in maniera, se vogliamo, un pochino incontrollata. Il passaggio successivo è quello che ha presentato benissimo il professor Marconi, cioè il nostro settore si sta orientando verso la robotica, l'intelligenza artificiale, il cloud computing e l'integrazione di tutte queste tecnologie. Ma oltre aspetta, togli la condivisione dello schermo, perché sennò ti vediamo piccolissimo. Ok. Oltre a dover integrare le tecnologie, dobbiamo trovare il modo di integrare anche le macchine, no? In questi anni si è sviluppato tutto il discorso legato all'agricoltura di precisione, che ha portato un'infinità di miglioramenti, no, nel modo di fare agricoltura, tanti vantaggi all'agricoltore, poi la possibilità di automatizzare i trattamenti, di farli sempre più mirati e precisi a livello di singola pianta, sincronizzare le macchine in campo, avere la possibilità di fare, di condividere i dati, le analisi che si fanno sulle piante, rendere le macchine sempre più intelligenti. Non ultimo, dobbiamo anche ricordarci che la tecnologia ci sta aiutando tantissimo, sta aiutando i costruttori a rendere anche le macchine sempre più sicure, che non è un aspetto da sottovalutare. È anche vero però che, come avevate anche detto voi in apertura, no, noi abbiamo a che fare con un mondo globale con delle problematiche concrete, quella della necessità di avere derrate alimentari, banalmente tra virgolette, ma si parla di più 70%, no, entro il 2050, le stime FAO sono queste. E insieme a questo, quindi la necessità di produrre più cibo, abbiamo anche la necessità di farlo in maniera più ecologica, più sostenibile e possibilmente con la capacità di tracciare tutto il processo, diciamo così, produttivo e di trasformazione di un prodotto che arriva sulla nostra tavola.
non è esattamente una cosa banale mettere insieme queste, tutte queste cose, anche perché a livello di azienda agricola significano comunque avere tutta una serie di infrastrutture, di tecnologie atte, diciamo così, a perseguire questi obiettivi che da, come dire, internazionali ed europei devono chiaramente trasferirsi sul piano nazionale e via via sul piano regionale e delle singole entità, diciamo, che operano nel settore. E quindi l'azienda agricola deve essere in grado di tracciare la logistica, le lavorazioni sul campo, gestire le proprie flotte di veicoli, le proprie stalle, insomma tutto quello che è, chiamiamola, l'infrastruttura dell'azienda agricola, che poi va a integrarsi in un'ottica di filiera. Quindi io tutto quello che io produco deve poi essere messo su un mercato globale dove devo avere la tracciabilità di ogni passaggio di trasformazione del mio prodotto dal seme alla tavola, o come dice appunto il piano europeo, no, from farm to fork, quindi sapere vita, morte, miracoli di quello che noi ci mettiamo in bocca. Cosa succede? Almeno questo è un mio personalissimo punto di vista, poi non so se voi, anche i colleghi, la pensano uguale, che bisogna cominciare a pensare in maniera diversa. Lo devono fare i costruttori, che forse da questo punto di vista sono quelli più avanti nel cambiare prospettiva, nel cambiare visione, diciamo così, come diceva appunto anche il professore, ma lo devono fare anche le aziende agricole e gli agricoltori, non essere spaventati da questo rinnovamento, da queste tecnologie, ma prenderla come un'opportunità, perché di questo si tratta, un'opportunità per se stessi, per produrre meglio e di più, ma un'opportunità anche per perseguire quelli che sono gli obiettivi a livello europeo e globale. E oggi ci troviamo quindi a che fare con tecnologie, o meglio, con tecnologie che servono a perseguire gli scopi che appunto globali ci sono prefissati, e queste tecnologie le ha elencate sempre il professore prima, dalla robotica, intelligenza artificiale, la connettività tra macchine, l'integrazione di sistemi uomo-macchina sempre più complessi, IoT, quindi macchine interconnesse in ogni parte del mondo, wireless sensor network. È un marasma, è un'enormità di dati che circolano tra le macchine, e la rete. Se questi dati e le informazioni che le macchine si scambiano non sono compatibili, abbiamo già finito di parlare. E questo è uno dei grandi temi anche del piano dell'agricoltura 4.0, dove si incentiva il rinnovamento tecnologico, ma al momento ancora manca un'infrastruttura e degli standard che consentono questo. Ecco, qua è dove noi come federazione lavoriamo ogni santo giorno insieme all'Associazione Europea, al SEMA, quindi dei costruttori di macchine agricole, in ambito tecnico-normativo, quindi in ISO, in ETSI e in CEN, che sono i tre ambiti principali, e insieme alla EF, che è l'Agricultural Industry Electronic Foundation, dove si sviluppa e si continua a sviluppare il protocollo ISO-BAS, ma anche tutte le altre soluzioni tecnologiche che servono a garantire l'interoperabilità delle macchine in campo. Oggi stiamo cercando di lavorare in questo senso, quindi standardizzare i dati che si scambiano le macchine connesse tra di loro attraverso un cavo, connesse tra di loro in maniera wireless, connesse con altri sistemi sempre remoti, standardizzare il modo in cui gli algoritmi di intelligenza artificiale riconoscono determinate situazioni, ostacoli o quant'altro ai fini della sicurezza, della produttività e così via. Quindi capite che è veramente un mare di temi in cui poi, insieme a tutti i costruttori che anche oggi intervengono, insomma, si sta lavorando ogni giorno. Scusa Alessio, ma una roadmap tu hai? Che tempi vi date? Perché sembra un lavoro enorme. È un lavoro enorme. Alcune cose sono in dirittura d'arrivo. Basti pensare al nuovo standard EFDI, Extended FMIS Data Interface, che serve proprio per garantire l'interoperabilità di sistemi cloud in agricoltura, e che è partito da EF ed è stato presentato in ISO per la standardizzazione. Quindi stiamo parlando di processo ISO standard di 3 anni. Così come invece, per esempio, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, adesso siamo a livello di position paper, quindi del punto di vista dell'industria dei costruttori di macchine agricole verso la commissione su quali possano essere gli impatti a livello di sicurezza o di necessità anche per i protocolli di test. Questo chiaramente richiederà sicuramente più tempo, ma c'è da
correre veramente tanto. Quindi a seconda delle tematiche sicuramente ci sono delle roadmap che cambiano, ma non possiamo pensarle in 20 anni. Sono temi in cui le finestre temporali va dai 3 al massimo 10 anni da un punto di vista tecnico-normativo. Tecnologico forse anche meno. Grazie, grazie mille Alessio, direi che sia tu che il professore Lorenzo ci avete dato un'ottima visione di quello che potrebbe essere il futuro in ottica appunto di automazione, ma anche di condivisione dei dati, che poi sarà un po' quello tema più ampio che affronteremo anche in uno dei nostri prossimi incontri. Ma adesso passerei all'industria. Volevo chiedere a Stefano Bormolini di John Deere, tutta questa tecnologia che ci hanno raccontato i relatori precedenti, siete in grado di trasmetterla ai vostri clienti senza spaventarli? Ricordiamo che John Deere comunque è un'azienda che può essere considerata pioniera in questo settore. Già 20 anni fa iniziava con i primi strumenti di agricoltura di precisione, quando ancora il termine agricoltura 4.0 doveva essere ancora coniato. Quindi direi, sentiamo Stefano, cosa sta facendo John Deere? Sì, buon pomeriggio a tutti e innanzitutto vorrei esprimere l'onore e il piacere da parte di John Deere di essere main partner di una organizzazione così importante per quanto riguarda questo Innovation Agri Tour. L'innovazione è anche un po' uno dei pilastri fondamentali di John Deere, sia in ricerca e sviluppo ma anche proprio nelle macchine che vengono prodotte, quindi è un piacere davvero essere main partner di questo aspetto. Non spaventare i clienti ultimamente sta diventando anche un pochino più semplice, lo ammetto, nel senso che con un aumento di quello che è il discorso effettivamente del discorso dell'agricoltura 4.0 e dell'applicazione dell'agricoltura 4.0 in campo, sta diventando anche diciamo una richiesta da parte del cliente di avere determinate soluzioni sulle macchine. Sotto questo aspetto mi permetto di condividere un attimo una presentazione che utilizzerò per poter vedere insieme un percorso. Dovrebbe essere arrivata la presentazione. La vediamo. Perfetto, e durante questa presentazione avremo anche modo di andare a vedere punto per punto anche con Rossano Buoli l'aspetto proprio diciamo della messa in campo dell'automazione e della realizzazione di questa automazione in campo grazie al lavoro svolto tutti i giorni. Il mondo è in costante evoluzione, l'avete citato prima, l'avete citato praticamente tutti i relatori che hanno parlato fino adesso hanno parlato di questa evoluzione. Qua ci sono due semplici esempi anche un po' diciamo banali, ma per far vedere effettivamente quella che è l'innovazione che viene messa in campo a livello globale, ma non solo a livello globale per quanto riguarda oggetti di utilizzo quotidiano, ma anche proprio a livello agricolo. Vedete effettivamente quello che è stato il percorso e l'innovazione messa in campo per quanto riguarda l'agricoltura di precisione. John Deere in questo momento possiamo dire che è il leader sotto questo aspetto delle soluzioni di automazione, non solo per quanto riguarda l'automazione in campo delle macchine, bensì anche in tutto l'aspetto che riguarda la raccolta dei dati, l'informazione dei dati e la gestione dei dati da distanza anche tramite cloud. Questo è un punto che verrà affrontato comunque anche nelle prossime tappe di questo Innovation Agri Tour. Oggi abbiamo voluto dare come John Deere un taglio prettamente riguardo al discorso di automazione e in questa presentazione vado proprio a vedere quello che è lo stato dell'arte dell'agricoltura di precisione e dell'automazione. Questo è un po' il percorso, vedete la slide, che John Deere ha fatto negli ultimi 20 anni. Prima Alessio Bolognesi bene presentava quella che è stata la storia, diciamo, dell'agricoltura di precisione per quanto riguarda l'ambito agricolo, dagli anni 90 con i primi sistemi ISOBAS, quindi comunicazione tra macchine e attrezzo, e partire poi dal 2000 con l'opportunità di apertura di quello che è i sistemi GPS anche per il mondo civile, effettivamente con le guide automatiche e le automazioni a livello di riferimento geostazionario. Come potete vedere, diversi sono i prodotti, diversi sono i passi avanti fatti da parte di John Deere sotto l'aspetto dell'automazione, sì come automazione della macchina, ma anche come gestione del dato e di informazioni. Vedete che già dal 2002 lanciavamo quello che è il JD Link, che è un sistema di gestione del dato e di informazione dalla macchina,
e poi potete vedere come nei vari anni sono arrivati anche diversi strumenti che permettono di raccogliere dei dati sempre più precisi dalle nostre lavorazioni. Prima Daniele Bettini faceva riferimento anche a quello che è il discorso di mettere in campo a livello europeo una tecnologia che John Deere comunque sviluppa a livello mondiale per tutte le realtà e quelle che potevano essere anche le difficoltà. Pensate che nei primi anni 2000, in cui iniziavamo a proporre i prodotti di agricoltura di precisione e di guida automatica, perché ai tempi di questo ci si riferiva, eravamo visti un po' anche come degli alieni, nel senso che l'applicabilità di certi strumenti risultava effettivamente magari un po' troppo difficile e lontana dall'immaginario collettivo o dall'applicativo collettivo. Tutto questo è cambiato. Prima la domanda che avete riferito ad Alessio, mi permetto di prenderla anch'io, qual è la roadmap? Io mi rendo solo conto che giorno per giorno e mese per mese questa velocità di applicazione per quanto riguarda il discorso dell'agricoltura di precisione è sempre più rapida ed è sempre più utilizzata in tempi molto più brevi. Per quanto riguarda il discorso dell'automazione, secondo John Deere, chi è l'agricoltore, chi è il cliente che ricerca sistemi di automazione? È qualcuno che ricerca qualcosa in più rispetto a una semplice guida? Non si tratta più di far andare dritto il trattore, non si tratta più di far seguire un percorso alla macchina, bensì si tratta di utilizzare quella macchina e quell'automazione per soddisfare determinate soluzioni e operazioni che vengono svolte durante l'anno e durante il ciclo produttivo. Sicuramente si ricerca maggior produttività, maggior comfort, maggiore automazione in generale di tutti i processi che vengono svolti solitamente a livello di utilizzo umano, una configurazione comunque più semplice, più facile, più rapida, perché se mettiamo i nostri operatori sulle nostre macchine a fare determinate operazioni, dobbiamo anche favorire quell'operatore nello svolgere quell'operazione e quell'automazione in un modo semplice e facile. Ovviamente innovazioni tecnologiche anche di ultima generazione e un lavoro perfetto anche ovviamente per operatori magari poco qualificati sotto questo aspetto. Vedremo punto per punto qual è lo stato dell'arte di John Deere e come John Deere risponde a queste, diciamo, ricerche da parte del cliente. Lascio adesso solo un attimo la parola a Rossano per vedere effettivamente se si applica nella realtà questo tipo di soluzione. Grazie, anche per me è un onore partecipare, anche a rappresentare una categoria, quella di consulenti, che ha un occhio di riguardo nei confronti dell'automazione. Su questa slide cosa dire di più? Sì, consulenti, anch'io compreso, cerchiamo sempre qualcosa di più dalla tecnologia, una maggiore produttività, un maggior comfort, e sempre di più siamo spinti verso l'automazione delle macchine. E poi vedremo anche un caso particolare della mia azienda. Configurazione più facile. Noi conduttorzisti troviamo qualche problema riguardo questa configurazione, perché avendo anche una moltitudine di brand con cui dobbiamo confrontarci, certe volte abbiamo, seppur la logica del sistema è sempre abbastanza uguale, però la configurazione solamente del monitor in modo diverso crea già problematiche sia all'operatore e chi deve utilizzare quella macchina. Innovazioni tecnologiche di ultima generazione, centrato, perfetto. Anche qua però il nostro problema è che l'evoluzione spinta al massimo come attuale ci crea anche lì dei problemi. Un mio caso specifico, un monitor con un sistema satellitare del 2016, oggi col nuovo protocollo ISO XML non è più aggiornabile, dobbiamo già sostituirlo. Questo qua è un'altra problematica che comunque la tecnologia porta con sé. Il lavoro perfetto, anche in questo caso, sì, ci sta. Gli operatori però in questo caso devono essere formati per poter utilizzare questa tecnologia, perché come ho detto prima l'evoluzione in questo ambito c'è, il continuo cambiamento, i continui aggiornamenti implicano il fatto che comunque qualcuno deve essere formato appunto per poterlo utilizzare.
io mi fermerei qui e vi lascio la parola. Aspetta, Rossano, posso farti una domanda? Sì. Così, come fate voi a riconoscere la vera innovazione dalla fuffa? Dalla fuffa? Come riuscite a distinguere? Perché no, non vi fate attrarre dalle grandi parole, cioè voi dovrete essere abbastanza concreti, no, nel vostro lavoro. No, siamo abbastanza concreti, arriviamo al concreto e ci documentiamo comunque attraverso fiere di settore, comunque andiamo anche a toccare la tecnologia. Per farti un esempio, fino al 2016 effettuavo trattamenti, che poi sarà anche l'argomento dei prossimi relatori, con un trampolo per l'insetticida sul mais, e nel 2016, facendo nome e cognome alla Fiera Verona, abbiamo visto i primi droni e ci siamo avvicinati per il mondo, prima facendo delle prove e poi avvicinandoci direttamente con la tecnologia innovativa. Grazie Rossano, prosegui pure Stefano. Sì, grazie Rossano, e l'idea era proprio quella di dare e toccare con mano quella che è l'applicazione dell'innovazione e dell'automazione anche in ambito reale e sulla terra. Per quanto riguarda John Deere, quello che vediamo adesso è un po' lo stato dell'arte e come vogliamo rispondere anche in modo concreto a questa richiesta da parte di Daniele, che non sia solo fuffa, che cosa andiamo a mettere sul campo effettivamente per arrivare a questo tipo di automazione. Il primo punto è un discorso di condivisione dei dati in campo, non tanto dati di informazioni quanto produttività o gestione della nostra macchina, quanto di informazioni reali per l'utilizzo. Pensate che le nostre macchine arrivano a poter scambiare tra di loro linee guida, passate, coperture, in modo che ci sia una piena condivisione delle informazioni e non ci siano sovrapposizioni di lavoro, ma anche una condivisione delle operazioni che permettono effettivamente di andare ad ottimizzare e velocizzare le operazioni in campo, quindi assicurando una completa copertura da parte di tutte le macchine, ma andando a aumentare e incrementare l'efficienza e lasciando comunque impostazioni agevoli, nel senso che una volta impostata per la prima volta la linea guida, io la posso condividere con altre macchine sul mio percorso. Questa è un'altra opportunità di automazione in campo che propone John Deere, e la vedremo in due punti. È una guida dell'attrezzatura, in questo caso passivo. Che cosa si intende per passivo? Come potete vedere tra le due fotografie riportate, fondamentalmente sulla sinistra abbiamo un trattore che segue un percorso e che centra la propria carreggiata su quel percorso. A destra invece abbiamo l'attrezzo che centra la propria carreggiata sul percorso del trattore. Sul percorso che il trattore deve fare. Come potete vedere, è totalmente diverso questo tipo di applicazione, nel senso che non andiamo più a automatizzare solo la guida di una macchina e di un trattore facendo seguire una direzione, bensì automatizziamo quello che è l'attrezzo e guida dell'attrezzo stesso, e questo permette, come potete vedere anche in terreni magari con delle pendenze diverse, di mantenere la passata perfettamente centrata. L'altro aspetto, che riguarda anche qui una guida di un attrezzo, è l'attrezzo che guida il trattore, in questo caso non più passivamente tramite un sistema, diciamo, di posizionamento dell'attrezzo posteriore tramite un GPS, bensì tramite un connubio tra informazione georeferenziata tramite GPS e videocamera. In questo caso, come potete vedere, una videocamera associata a un dispositivo di georeferenziazione, un'antenna ricevente, permette di seguire un percorso in base a una vista. E questo lo possiamo vedere sia su colture, diciamo, seminate a file, mi viene l'esempio del mais molto semplice nel periodo della rincalzatura, come anche la possibilità di seguire, diciamo, delle linee guida lasciate non seminate, ad esempio nelle applicazioni cerealicole. Che cosa porta questo? Sicuramente è un'automazione, diciamo, più avanzata, senza dover correggere la macchina in situazioni particolari o situazioni in cui effettivamente la guida non può funzionare totalmente, ma anche un lavoro molto più veloce. Pensate che arriviamo a lavorare a velocità anche di 30 km orari. Andando avanti, poi troviamo quella che è l'opportunità di automazione delle svolte in capezzagna,
io non devo più solamente gestire quella che è la guida rettilinea del mio trattore, ma faccio scegliere al trattore anche la miglior modalità per avere una svolta in capezzagna, per diminuire anche quelli che sono i tempi e le gestioni effettivamente della svolta in capezzagna come efficienza. Machine sync, l'opportunità di sincronizzare due macchine contemporaneamente, in questo caso lo vedete su una mietitrebbia e un trattore. La mietitrebbia comunica con il trattore, fa seguire al trattore una certa direzione, una certa direzione, e allo stesso tempo va a regolare anche quella che è la velocità di avanzamento per andare a ridurre al minimo quelle che sono le possibili perdite di granella, ma anche ridurre lo stress e l'affaticamento dell'operatore che deve stare a guardare il tubo di scarico della mietitrebbia per raccogliere tutto il prodotto. Quindi anche qui un sistema di automazione proprio visto anche sul discorso della mietitrebbia. Tractor Implement Automation, che cos'è? Prima Alessio ne parlava, effettivamente John Deere ha sempre sposato quello che è il discorso della certificazione ISOBAS AEF, e qua ne viene fuori ancora di più quello che è il discorso, cioè la possibilità di automatizzare non solo il trattore, non solo il mezzo, ma anche l'attrezzatura che io vado a montare posteriormente. Come faccio a fare questo? Tramite un'opportunità di condivisione di informazioni tramite ISOBAS, tramite certificazione, che mi permette quindi di andare a gestire ad esempio la velocità del lavoro, la mia PTO del mio mezzo, i miei distributori elettroidraulici. Avrò anche l'opportunità di avere delle informazioni dal mio attrezzo, lo vedete come immagine, ad esempio la mia rotopressa che forma la mia balla, quando la balla è pronta ed è formata, viene comunicato al trattore che si deve fermare per far partire il processo di legatura e per poi riprendere ad imballare, quindi completamente automatico. Come anche in alto a destra vedete un'altra immagine, l'opportunità di andare a spandere dei liquami, comunque dei concimi organici, direttamente andando ad automatizzare la velocità di spandimento o la quantità di liquame da spandere per andare a gestire al meglio quella che è l'opportunità e l'automazione di questo spandimento. Lascio adesso ancora la parola a Rossano, che proprio sotto questo argomento dell'automazione e del collegamento tra attrezzo e macchina ci farà un esempio pratico, e prima di passargli la parola guardiamo insieme un video effettivamente della sua applicazione reale. Sì, bene, io qua devo ringraziare anche l'altro sponsor che sostiene la giornata, quindi McCormick. In questo caso, come avete visto, abbiamo trasformato due trattori praticamente in due rover. In questo caso stiamo facendo un trapianto di bietola da seme, quindi le macchine stanno viaggiando a 0,7 km all'ora e sono completamente gestite dagli operatori che sono sulle macchine che stanno trapiantando. Quindi qualsiasi inconveniente possa succedere, gli operatori che sono dietro riescono a fermare la macchina, a farla ripartire e riassegnargli anche la guida. E entrambi le macchine, come avete visto, lavorano in sincronia, appunto come diceva anche Stefano, non andando in sovrapposizione col sistema satellitare. Ecco, un'altra considerazione sta nel fatto che comunque stiamo parlando di applicazioni che sono marca su marca, anche il fatto del collegamento tra un trattore e l'altro è quello che riscontriamo ancora noi computerzisti, è appunto il problema di far dialogare comunque case costruttrici diverse, perché anch'io metti trebbie di un brand, e molto spesso agricoltori che mi seguono hanno, come è giusto che sia, anche altri brand. Quindi il discorso proprio di interoperatività deve essere ancora più spinto. Mi viene da dire anche oggi, nella sistemazione del computer, mi è passato il tecnico,
dicendomi che Microsoft ha fatto una collaborazione con Samsung e tra due aggiornamenti avremo sul computer la possibilità di scaricare le app come telefono. Quindi anche il computer diventerà molto simile a un telefono. Quindi dobbiamo in tutti i modi cercare di lavorare che tutti riescano a parlare la stessa lingua e riescano a capirsi. Grazie. Grazie Rossano, effettivamente questo è il punto fondamentale in cui ci rendiamo conto della difficoltà ma anche dell'applicativo che c'è a disposizione sotto questo aspetto a livello proprio a livello produttivo. Un altro esempio di automazione, ci spostiamo dalle trebbie ai trattori, adesso siamo sulla trincia, falcia trincia caricatrice, è un sistema di riempimento attivo del rimorchio, anche in questo caso non dobbiamo andare a gestire diciamo manualmente quello che è il tubo di lancio della nostra macchina per l'introduzione del prodotto nel rimorchio, bensì viene gestito automaticamente con una visione stereoscopica grazie a queste telecamere che vedete riportate e che permette quindi una riempimento adeguato del rimorchio senza spreco e con un livello di riempimento adeguato e automatizzato. Un altro esempio di automazione, dello stato dell'arte automazione per quanto riguarda John Deere, è quella di un'attivazione di un processo in base alla distanza. Come potete vedere, l'opportunità di andare a gestire tramite una centralina esterna la funzionalità di distanza e di attivazione di un processo in base a una distanza che viene anche sfalsata, come potete vedere, anche in posizione obliqua. Pensate, l'opportunità di andare a creare per esempio delle opportunità di baulatura o di gestione all'interno di un frutteto o situazioni simili. L'altro punto su cui John Deere sta puntando, e poi finisco questa parte che riguarda effettivamente l'automazione, la messa in campo dell'automazione, non è solo l'automazione in campo e di una operazione specifica, bensì anche l'automazione dei dati e delle informazioni che vengono mandate alla macchina. Come potete ben capire, l'abbiamo detto anche prima, uno dei punti era anche facilitare l'utilizzo di questa automazione da parte dell'operatore. E quindi l'opportunità di mandare direttamente sul trattore dell'operatore delle informazioni e delle, diciamo, configurazioni prestabilite permette anche di ridurre quella che è l'utilizzo da parte dell'operatore di configurazioni sbagliate o di perdita di tempo da parte dell'operatore. In questo caso andiamo a creare effettivamente quello che è il campo, il confine, le linee guida, i marcatori, gli scarti delle macchine, le varie varietà o raccolti, i prodotti che andiamo ad utilizzare, come anche mappe di prescrizione da utilizzare o l'operatore. Li creiamo tutti assieme in un file di configurazione prestabilito da parte, diciamo, di un manager dei lavori e delle operazioni che vengono svolte e vengono mandati direttamente via wireless alla macchina e al display della macchina tramite un sistema che ovviamente si connette a sistema di telefonia mobile. Che cosa succede quando l'operatore arriva in campo e si presenta proprio nel confine del campo? Riceve il messaggio dal pop-up, come potete vedere in questo caso, che dà effettivamente all'operatore l'idea di quello che dovrà svolgere all'interno del campo senza dover configurare nel campo nelle linee guida, perché sono già state preconfigurate e precaricate all'interno del display. Quindi questo per facilitare questo aspetto. Per quanto riguarda, e ricollegandomi anche a un discorso fatto prima, che cosa porta questo utilizzo dell'automazione da parte dell'operatore? Beh, lo vedete qua, effettivamente sono quattro i pilastri fondamentali dell'utilizzo dell'agricoltura di precisione o comunque dell'automazione: risparmio di denaro per quanto riguarda il potenziale utilizzo di autotrack oppure addirittura con il discorso del controllo sezioni, più rendimento, più prestazioni, ma anche più resa a livello proprio alla fine dell'anno, maggiore comfort per l'operatore e una possibilità di utilizzare questo tipo di strumenti di macchine in qualsiasi situazione, sia di visibilità sia di tempistica. Questi sono dei dati che riporto a schermo solo come informazione generale, ma anche per dare concretezza a quello che è il discorso che abbiamo fatto prima, diciamo uno studio che è stato svolto su un'azienda cerealicola
di 150 ettari, qual è il risparmio totale che si può, che può arrivare ad avere grazie all'uso dell'automazione, e suddiviso per nell'istogramma, come potete vedere, per i vari prodotti e input. Su questa slide lascio ancora la parola a Rossano per darci effettivamente riscontro di questo aspetto. Sì, non ho nient'altro da aggiungere, se non solo anche dal video che avete visto, gli operatori che poi naturalmente fanno le manovre a puro campo hanno la possibilità di controllare e fornire il materiale anche a chi sta trapiantando. Quindi sul risparmio pienamente d'accordo, anche sui costi medi abbiamo fatto anche noi una stima e ci siamo. Noi in un paio d'anni ci siamo ripagati i sistemi satellitari che abbiamo sulla macchina. Grazie, grazie Rossano. Direi che questo è un ottimo spot non solo per John Deere, ma per comunque l'industria della meccanizzazione agricola sul tema dell'automazione. Daniele, passiamo dall'aria all'acqua. Sì, allora, vabbè, intanto appunto ringrazio anch'io Stefano e Rossano, anche perché ci hanno risparmiato tanto lavoro, perché siete riusciti a gestirvi perfettamente anche questo scambio di battute organizzato in maniera molto interessante. E poi in generale la giornata noi l'avevamo pensata per vedere il concetto di automazione sotto molti punti di vista, anche molto diversi tra loro. Abbiamo visto per adesso un concetto di agricoltura e di mezzo agricolo probabilmente più tradizionale, soprattutto per chi conosce la rivista Trattori. Adesso invece affrontiamo delle tematiche forse a noi più lontano, relativamente più lontane, ma sicuramente molto interessanti, soprattutto se parliamo di automazione. Christian di Irritec, infatti con Christian affrontiamo il tema dell'automazione a terra, mentre poi con Manegatti di Bioplanet passeremo a cercheremo di capire cosa vuol dire, quali sono le opportunità che offre l'automazione vista dal cielo, quindi con i droni, che cosa si può fare. Christian, intanto ci sei, che cosa ci fai vedere, cosa fa Irritec, chi siete e perché, cosa fate dal punto di vista dell'automazione? Allora, innanzitutto buonasera, mi associo ai colleghi ringraziando per l'opportunità, a nome mio ovviamente anche dell'azienda Irritec. Irritec cosa fa? Irritec trasporta l'acqua fondamentalmente, e quindi parlando di agricoltura non possiamo non parlare di acqua, perché poi tutto quello che segue la meccanizzazione, che sia nella parte iniziale che può essere di semina o finale di raccolta, nella fase centrale, diciamo, è fondamentale che la pianta in qualche modo cresca. E per crescere ha bisogno di tanto lavoro e di tanto energia fisica, mentale, esperienziale da parte dell'agricoltore. Non ormai il concetto che la cultura cresce per natura e per, come dire, senza sostegno è qualcosa che ormai non è più concepibile in epoca moderna. Sentivo gli accenni fatti in precedenza, si parla anche di sostenibilità, quindi il concetto di un'agricoltura sostenibile, di produzione, quindi esigenze sempre maggiori in termini di qualità, di quantità e di resa. Io anch'io come colleghi condividerei una presentazione che ho diviso in due parti proprio per provare a seguire un po' il concetto e il discorso e il tema fondamentalmente di oggi, e spostando l'automazione, la tecnologia e la modernità a quello che è, se vogliamo, un concetto che per certi aspetti è già stato in qualche modo assimilato, il concetto di irrigazione di precisione. Affronterei la prima parte riflettendo sul perché, ok? Il perché l'irrigazione e l'irrigazione di precisione oggi sono una realtà che in pochissimo tempo, in pochissimi anni, ha preso il sopravvento su attività, tecniche e metodologie che sono in qualche modo andate avanti per migliaia di anni. L'irrigazione, per definizione, rende l'agricoltura possibile. È stato l'incipit e un po' lo riprendo. L'irrigazione è, se vogliamo, l'industria applicata all'agricoltura. Quindi è un connubio di tecniche, prodotti, tecnologie, quindi, e anche metodologie che nel tempo si sono evolute.
Fondamentalmente parliamo di gestione di acqua e quindi se pensiamo che l'irrigazione nasce da una gestione, passatemi la forzatura, controllata del sistema alluvionale, quindi i grandi fiumi, e siamo arrivati in un tempo molto lungo a processi di gestione manuale, meccanizzazione, poi in epoca moderna, grazie ai dispositivi elettromeccanici, a riuscire in qualche modo a contenerla, a confinarla nella gestione in termini di applicazione, oggi quello che viene definita l'epoca contemporanea, siamo a livello di integrazione dei processi e di integrazione degli elementi. Infatti non parliamo quasi più di irrigazione, non parliamo quasi più di agricoltura come un ente singolo, come un corpo solo, ma diventa smart irrigation, smart farming, quindi smart che è un'integrazione intelligente, flessibile, adattabile e fruibile per tutti quelli che sono gli elementi ed i processi. Cosa succede con l'irrigazione di precisione? Oggi la tecnologia irrigua, inteso proprio come lavorazione della parte erogatore, l'emettitore, è arrivata a livelli di eccellenza. Abbiamo un'efficienza di distribuzione dell'acqua al 90-95% fino anche al 97%. Cosa vuol dire? Che riusciamo con le giuste tecniche, le giuste metodologie a non disperdere la risorsa acqua e portarla esattamente dove deve andare con la microirrigazione, quindi andare a portare la goccia all'apparato radicale. Questo ha consentito all'agricoltura moderna di spostare un attimo il punto dall'oggetto erogatore, che è elemento fondamentale, all'agricoltore, quindi al dato, all'informazione, e qui è un po' un collegamento anche con gli interventi precedenti, la definizione di interconnessione di informazioni e quindi di gestione. Una gestione che porta a rendere l'efficienza data dal sistema della microirrigazione efficace, quindi replicabile costantemente ad ogni applicazione stessa, sopperendo anche le variabilità di tipo climatico, ambientale, piuttosto che le difficoltà o le nuove sfide che sono collaterali alle diverse esigenze anche della modernità. L'agricoltore è sempre più impresa, cioè l'azienda agricola è sempre più impresa agricola, quindi deve far conto anche con tutta una serie di aspetti che possono essere normative, qualitative, di garanzia anche di produzione in termini di qualità, quantità e standard. E quindi efficienza ed efficacia, però deve essere in modo sostenibile sia per l'ambiente ma anche per l'impresa. Parliamo di acqua, parliamo di fertilizzazione. Oggi è quasi impensabile pensare di fare irrigazione senza andare a fare l'apporto nutritivo, e quindi la fertilizzazione, quello che è apportare insieme all'acqua l'elemento sostanza, e non solo, andare a fare anche quelle azioni correttive che consentono ai terreni, ai suoli stessi, di mantenere efficienza a livello di fertilità e di produttività, ma anche di continuità nel tempo, quindi nel senso, riducendo quello stress che sta portando anche in molte parti del mondo a una riduzione delle superfici coltivabili, proprio perché uno stress del suolo stesso non rende più possibile quell'efficienza che invece paradossalmente ci viene richiesta da cosa? Da un aumento di domanda dato dall'aumento della popolazione, dal cambio culturale delle nostre diete, del modo di comunque sia di vivere, e quindi in tutto questo è inevitabile parlare di precisione. Non è più trasportare la goccia d'acqua esattamente dove e come vogliamo, ma integrarla in tutto un contesto. Questo contesto, che prima era semplificando definito impianto di irrigazione, e si intendeva proprio il percorso dell'acqua che deve andare dall'approvvigionamento, quindi dall'origine, che sia il fiume, il lago, piuttosto che un bacino idrico, fino all'applicazione nel campo. Oggi il sistema
che comprende tutta una serie di aspetti, tutta una serie di elementi, tutta una serie di componenti, ma soprattutto l'informazione. E quindi il concetto di integrazione avviene proprio dalla parte informativa, e quindi avere la conoscenza di tutto ciò che sta succedendo a livello di impianto, quindi di tecnologia applicata al prodotto, e soprattutto a livello culturale, tutta quella tecnologia dedicata tutta alla consapevolezza di quello che è l'aspetto della cultura stessa. Io in questo modo terminerei la prima parte. Nella seconda parte invece andrei a vedere proprio il concetto di integrazione degli elementi e quello che oggi è lo spostamento, quindi dal concetto di impianto al concetto di assoluto di smart irrigation, smart farming, che si va a integrare con sensoristica ed ambienti, sempre più spostate appunto verso la parte decisionale, quindi sensoristica di tipo meteorologico, di campo, e applicativa anche, integrativa ed applicativa anche con altri elementi e sistemi, probabilmente anche altri dispositivi utili, necessari e fondamentali per l'agricoltura. Grazie. Sì, poi faremo anche qualche domanda magari. Adesso siamo un po' di fretta, quindi corriamo. Marco, tu invece ci presenti, non ti vedo adesso, ci sei, Marco di Bioplanet, ecco. Sì. Invece il vostro esperimento è piuttosto interessante. Voi avete collaborato con Italdrone e, aspetta, ti sentiamo un po' male forse. Senti, mi sentite? Ecco, adesso sì. Perfetto. Bioplanet si occupa della produzione di insetti utili per la lotta biologica in agricoltura, quindi la produzione di l'allevamento di insetti in grado di combattere e contrastare la gran maggioranza di insetti che provocano danni sulle nostre colture. Da 30 anni la nostra azienda si occupa di questo e era arrivata finalmente l'esigenza di trasferire nel nostro settore una tecnologia che già da un po' di anni sfruttata e non è più, insomma, una tecnologia assodata, che è l'utilizzo dei droni appunto per la distribuzione degli insetti sulle colture. Quindi è nato questo progetto in collaborazione con l'azienda Italdrone, che è di Ravenna, quindi in Emilia Romagna, un'azienda che si occupa della produzione di droni, e è cresciuta poi diventando un gruppo costituito da 3 aziende che si occupa, oltre che della costruzione, anche della formazione dei piloti con Italdrone Academy e con l'Air Service, quindi l'applicazione appunto dei droni che costruiscono e dei piloti che formano, per fornire tutta una serie di servizi alle varie aziende. Qui con me ho chiesto il contributo del mio collega Stefano Foschi, perché lui è, diciamo, il responsabile tecnico e agronomico dell'azienda Bioplanet e anche di molti aspetti commerciali, quindi diciamo è la persona che meglio di tutti sa incrociare ciò che noi sappiamo fare, che è quello di allevare insetti, e le esigenze che arrivano dal mondo dell'agricoltura, quindi dagli agricoltori e dalle problematiche che abbiamo da risolvere. Quindi Stefano, se vuoi presentare l'aspetto agronomico. Sì, buonasera ormai a tutti. Ecco, io volevo un attimo parlare di quello che vuol dire utilizzare gli insetti utili in agricoltura, per giustificare anche la nostra presenza in questo contesto e l'interesse che possiamo suscitare nella platea, fondamentalmente, perché oggi parlare di insetti vuol dire parlare di uno strumento tecnico che viene applicato in agricoltura per combattere gli insetti dannosi. È uno strumento alternativo, spesso complementare e spesso necessario per poter fare agricoltura. Non sto parlando di agricoltura biologica, attenzione, perché le aziende biologiche sono il 5% del nostro fatturato. Parliamo di aziende convenzionali che per tante ragioni hanno bisogno oggi di fare agricoltura senza utilizzare prodotti chimici. Tante ragioni che possono essere di tipo legislativo, perché l'Europa ogni anno toglie i principi attivi, quindi, amici conduttorzisti, il discorso è che prodotti chimici da distribuire in campagna ce ne saranno sempre meno, trattamenti ce ne saranno sempre meno, oppure ci saranno prodotti comunque meno impattanti per l'ambiente,
talvolta anche meno efficienti, perché voi sapete che usare lo stesso principio attivo per più volte dopo un po' non funziona più. Quindi le alternative sono obbligate. E c'è anche una faccenda di mercato. Noi ad esempio stiamo lavorando tantissimo nell'applicazione di insetti utili nei vigneti, con le più importanti aziende di produzione di vini a livello nazionale, ma con un mercato internazionale, semplicemente perché anche se queste aziende possono fare determinati prodotti chimici, i mercati internazionali rifiutano vini prodotti con determinate molecole. Detto questo, noi produciamo insetti, predatori di altri insetti, quindi vuol dire semplicemente che a livello industriale produciamo milioni di individui che vengono poi confezionati in bottiglie e scatole e vengono spediti agli agricoltori. Gli agricoltori li devono distribuire. Fondamentalmente finora è stato un mercato che ha interessato soprattutto le coltivazioni di serra, però sempre di più, per i motivi che vi ho detto prima, incominciamo ad avere un mercato anche di colture estensive. Le colture estensive, paradossalmente, il limite non è più l'insetto o il costo dell'insetto, perché si pensava anche che questa fosse una tecnica che costava molto di più che l'agricoltura tradizionale. Non è più così oggi, però dobbiamo dare agli agricoltori la possibilità di distribuire agevolmente questi insetti. Ecco quindi che è nata la collaborazione con Italdrone per poter fare introduzioni su colture estensive volando, però questa cosa qui non si limiterà solo ai droni, perché abbiamo già agricoltori che anche autonomamente hanno trasformato degli spandi di concime, hanno trasformato dei distributori di concimi granulari, si sono già adoperati per poter appunto distribuire agevolmente questi insetti che sono diventati un vero e proprio mezzo tecnico per il controllo. Scusi, ma a livello pratico avete dei numeri sull'efficienza di questa strategia? E poi che insetti sono? Sì, dopo magari nella seconda parte facciamo vedere un po' di foto, perché possiamo parlare delle classiche coccinelle solo per dare un'idea, però fondamentalmente il nostro mercato è da acri insetti molto molto più piccoli, addirittura di 1-2 mm al massimo, che vengono spesso formulati con del materiale disperdente, che può essere segatura o materiale inerte, che agevola la distribuzione, soprattutto se la vogliamo meccanizzare. E da un punto di vista dell'efficienza, guarda, noi sono 30 anni che facciamo questo lavoro e siamo partiti, che eravamo pochi, con poche dette. Oggi siamo un'azienda che abbiamo più di 100 dipendenti e 3 sedi, una in Italia e altre 3 all'estero. Quindi stiamo crescendo, un mercato enorme. L'efficienza è in qualche maniera giustificata da questo, nel senso che noi riusciamo comunque a far arrivare le aziende ad ottenere un prodotto qualitativamente ottimo o buono, accettabile, senza appunto fare della chimica, o perlomeno con dei costi e con delle efficienze assolutamente paragonabili. Ecco, non vi do dei numeri, vi dico che sono assolutamente paragonabili, sia come costo che come risultato. Bene, dopo ci fate vedere le foto allora, che siamo curiosi. Poi magari anche un video brevemente, non vogliamo portarvi molto tempo, ma vogliamo soprattutto dare un messaggio. Certo, no, grazie, è molto interessante. Lorenzo, torniamo, ci sei, vero? Sì, sì, ci sono. Sei scappato. Tu hai realizzato, ci raccontavi, un robot, come vogliamo chiamare, pensato proprio elettrico, modulare, pensato per gli spazi ristretti. Adesso, se vuoi aggiungere qualcosa a quanto hanno sì, detto gli altri, fai pure. Se no, puoi anche appunto descriverci questo progetto. Sì. È un progetto europeo? Non è un progetto europeo, ancora non sono riuscito a replicare i successi fatti in altri domini, in questo di agricoltura di precisione, prima o poi ci riuscirò. È un progetto che parte da questa constatazione. Io ho visto presentazioni precedenti interessantissime, ma dei gran campi aperti e dei gran ettari. In realtà, se uno guarda l'Europa, lo dicevi anche tu all'inizio, in realtà l'86% del territorio è coperto da aziende agricole che sono quelle che sono classificate medio-piccole, cioè con un'estensione di circa massimo 5 ettari e con un economic output di 25.000 euro, quindi aziende piccole. Molto anche il tipo di questo
spinto. Io tra l'altro mi occupo di droni da sempre, in realtà poi mi sono più orientato verso, in questo ambito diciamo applicativo, più su oggetti di terra, perché mi sembravano molto più diciamo centrati. L'idea di creare un rover, una macchina piccola, un cingolato, che non è più diciamo l'idea del trattore che tira l'attrezzo, ma quello che è dell'attrezzo motorizzato, cioè un attrezzo, un implement, che sia l'atomizzatore, che sia il trincia, che è inglobato insieme alla macchina, cercando di avere dei concetti di plug and play, in cui l'attrezzo in maniera molto modulare e flessibile si attacca e si stacca, andando dietro un'idea di scalabilità ed espandibilità, cioè se io ho terreni più grandi dei 5 ettari di prima, non faccio una macchina più grande, ma ne replico. Andando dietro, c'è magari completa autonomia che non è appropriata. L'idea è più creare qualcosa che sia un facilitatore per l'umano piuttosto che un qualcosa che sostituisce l'umano. Siamo venuti fuori con questa macchina che adesso ha un livello diciamo di TRL, come si usa dire, piuttosto elevato. Siamo anche vicini al mercato. Recentemente è partita a Bologna una collaborazione col Centro Agrimentale di Bologna, col CAB, con l'idea di portarla a un'industrializzazione nel giro di pochi mesi, con per ora due implement installati, che sono un atomizzatore che abbiamo sviluppato insieme a Nobili e un trincia, un sistema completamente automatico, quindi che naviga in filare, cambia filare, con un sistema di navigazione che è autonomo, non basato su GPS, ma basato su tecniche di navigazione diversa, con l'idea di, come dire, portare innovazione da questo punto di vista. È una macchina che strizza l'occhio anche ad ambiti applicativi piuttosto, come dire, severi e challenging, che sfiorano quello che è l'agricoltura eroica. Queste sono del test di stabilità che abbiamo fatto con il Dipartimento di Meccanica Agraria di Bologna, che vi danno un po' l'idea. Questo, se lo riuscite a vedere, un video diciamo del rover in funzione in questo impianto sperimentale che abbiamo presso l'azienda agraria di Bologna, e l'obiettivo che abbiamo per questa stagione è quello di una gestione completamente automatica in termini di spargimento dei prodotti e di trinciatura e di mappatura dell'impianto per questa stagione. Questo qui è la missione che abbiamo per quest'estate, cioè non deve entrare più l'uomo in campo in questo ettaro. Tra l'altro la macchina è espandibile, quindi anche bella l'ultima presentazione, l'idea è perché diciamo non spargere, piuttosto che fitofarmaci, magari insetti utili, attraverso un mezzo terrestre, dove la parte aerea, che ripeto continua a essere il mio principale interesse di ricerca, è forse ingiustificata quando si va su pezzature molto molto piccole. Questo qui è un po' l'idea che, anche se vuoi, Daniele, un po' una provocazione che magari potrebbe stimolare un po' di discussione adesso in avanti. Sì, beh, sicuramente ti abbiamo dato però un'idea di business, quella di fare il modulo per gli insetti, a cui non avevi ancora pensato. Certamente. No, grazie. Alessio. Io ovviamente colgo subito l'invito di Lorenzo. No, infatti, okay. Beh, prima ti faccio anche una domanda. Tutto quello che tu ci hai raccontato vede le aziende costruttrici già pronte, per esempio, alla gestione del cloud? E questo è il primo punto. Il secondo punto, vedi credi che sia possibile che si inseriscano nuovi player, quindi player non tradizionali, anche in un mondo come quello dell'agricoltura, forse più rigido di altri, con delle barriere all'ingresso più resistenti, più forti? La prima domanda era volutamente provocatoria, vero? No, no, sto scherzando. La realtà dei fatti è che le aziende sono pronte, non tutte, nel senso che sono pronti i grandi player, sono pronte le piccole aziende che hanno, come dire, tra le loro priorità l'innovazione,
e che si tengono aggiornate e che vogliono essere parte del gioco. Questo perché implica un grosso sforzo non solo nell'implementazione tecnologica, ma nel seguire tutta la parte normativa. E prima ho introdotto in maniera estremamente veloce, ma che, come hanno poi anche sottolineato Stefano e Rossano, sarà la parte fondamentale. Rossano ha sottolineato tantissime volte la necessità di rendere le macchine interoperabili, perché è ancora il grosso problema, no? Nella F con ISOBUS abbiamo risolto questo problema quasi ormai al 100% tramite certificazione F. Questo concetto è stato portato ad un primo livello di automazione con la tecnologia TIM, ne ha parlato anche Stefano, anche questa certificata, e che non consente ad un trattore John Deere di essere pilotato da un attrezzo Crone, Kuhn, Caffini, quant'altro che implementi la tecnologia, ma occorre un passo ulteriore, cioè quello di avere anche tutte le altre aziende attive sul cloud, con i loro sistemi o appoggiando sistemi altri, ma utilizzando dei sistemi standardizzati, perché sono poche le aziende come appunto i colleghi di John Deere che hanno tutto, no? E che possono fornire ai propri clienti tutto. La maggior parte delle nostre aziende, che poi non sono aziende di campo aperto, ma sono aziende che operano in frutteto e vigneto, il tema delle aziende italiane sotto i 10 ettari come media è il tema più grande a questo punto di vista, abbiamo necessità che chi opera in questo settore possa comunque consentire ai propri clienti di accedere a queste tecnologie. Molto spesso queste aziende attualmente non hanno la competenza tecnica o le risorse anche proprio per sviluppare queste soluzioni. Per questo, a livello di standardizzazione e anche di fare massa critica, di fare rete, di lavorare insieme, come si sta facendo in ambito internazionale, andrebbe fatto anche in ambito italiano, strettamente italiano, quindi le aziende insieme capaci di sviluppare magari delle piattaforme comuni per poi mettere in campo il proprio know-how su temi più specifici. Questo è un po' la nostra visione. La seconda domanda invece era... Sì, sui nuovi player, se vedi nuovi player... Nuovi player, sì. Cioè diversi player, però, nel senso che... Molto diversi. Attualmente chi sta investendo forse di più, e noi ne siamo spesso inconsapevoli, sono le grandi aziende dell'ICT. Ma la Microsoft stessa, no? Perché? Perché c'è un business in enorme crescita, soprattutto legati ai dati e alla loro gestione. Problema che coinvolge a tutti i costruttori, in qualche modo difendersi, no? Cioè difendere la proprietà del dato dell'agricoltore, difendere il proprio know-how specifico, quindi... Da un lato ci sono delle opportunità di collaborazioni e la necessità del know-how tecnico di queste aziende. Dall'altro, in qualche modo, però, bisogna cercare di preservare quello che è il nostro fiore all'occhiello da un punto di vista della competenza di come andare a lavorare sul campo. E tu vedi che il valore aggiunto si sta spostando operativamente, cioè verso questo mondo dell'ICT? Cioè vedi parte di valore aggiunto che si sposta? Più che si sposta è che si integra. Io... mi auspico, non dico che vedo, ma mi auspico una forte integrazione, quello che ci stiamo muovendo a fare noi come federazione, lavorando con il mondo delle telecomunicazioni, dei fornitori di sensoristica. Abbiamo bisogno di non pensare più che il mondo delle macchine agricole è un mondo chiuso a se stesso, produce il cibo e fine. Il mondo delle macchine agricole deve oggi comunicare con tutto il resto del mondo. Questo è il grande tema, quindi dobbiamo integrarci e collaborare. Ma scusami Alessio, per fare tutto questo evidentemente serviranno delle nuove competenze che oggi non ci sono a tutti i livelli, cioè sia nell'analisi dei dati collegati all'agricoltura sia da parte degli agricoltori nel capire e valutare questi dati. Oggi c'è qualcuno che sta andando incontro a questa richiesta? Questo è il grande tema in realtà, il tema del formare, del rendere consapevoli almeno le nuove generazioni. Spostare e modificare il paradigma del fare agricoltura. Dobbiamo far percepire i vantaggi. Poi vi do giusto un esempio dopo. Investire in formazione. Dall'altro lato, i sistemi devono essere sempre più semplici.
lo sapete, noi abbiamo cominciato a usare gli smartphone in maniera massiccia quando è uscito l'iPhone, è inutile che ce lo neghiamo, perché? Perché era facile da usare. Lo prendeva in mano chiunque e nel giro di 2 secondi era capace di usare tutte le funzioni. Le macchine agricole, sempre più complesse, robotica, intelligenza artificiale, eccetera, dobbiamo farle in qualche modo andare in questa direzione. Ne hanno parlato prima anche i colleghi di John Deere, no, di questa cosa. Faccio un esempio proprio concreto di come la consapevolezza poi di chi usa le macchine possa trarne vantaggio. Ho parlato con proprietario di un'azienda agricola toscana che praticamente ha utilizzato l'automazione per la raccolta dell'uva con sistemi di visione in grado di monitorare lo stato di maturazione e mandare in tramogge separate della macchina uve più mature e meno mature. Per fare cosa? Il vino di maggiore qualità e, passatevi il termine, il tavernello. Ma in questo modo non sprecava alcun materiale, non sprecava uve, non sprecava frutta, e per fare vinificazioni destinate a mercati diversi in maniera ottimizzata. Però bisogna sapere come usare queste tecnologie, quindi i costruttori, gli utilizzatori, i condoterzisti e tutti coloro che possono in qualche modo aiutare insomma, a perseguire i risultati, incluso tutto l'ambito dell'agronomia che in qualche modo deve anche direzionare l'evoluzione di questi sistemi. E tu, scusami, sempre non vorrei essere provocatorio, però voglio dire, credi che il mercato sia disposto a pagare investimenti così ingenti per gestire questa trasformazione? Siamo d'accordo che da un lato è una necessità, quindi non c'è neanche tanto la possibilità di scegliere, però è un mercato, quello del, tra virgolette, tavernello, che è in grado di mantenere, di sostenere un mutamento così rapido e così forse oneroso? Oppure... Guarda, ci sono due fattori. Uno sono gli strumenti finanziari che vengono messi a disposizione per in qualche modo incentivare questa trasformazione. Chiaramente a livello europeo, a livello nazionale, lo sappiamo, ci sono misure in questo senso messe in campo. Dall'altro lato, gli esempi che facevano i colleghi prima, bisogna rendere evidenti i vantaggi e il fatto che nel giro di 2 o 3 anni un investimento torna indietro e diventa guadagno per l'azienda agricola. Questo deve essere un fatto lampante. E io, da tutte le evidenze che ho avuto, per esempio, utilizzo di sensori ultrasuoni su una macchina da vigneto, in grado di rilevare la densità fogliare della pianta e di andare a atomizzare in maniera adeguata alla densità fogliare, risparmio di picchi dell'80%. Capite che sì, mi costa magari 2.000 euro in più la macchina, ma in quanto tempo mi tornano indietro questi 2.000 euro? Dobbiamo far percepire queste cose agli agricoltori e alle aziende agricole. Certo, poi anche in termini di sostenibilità, non solo economica, ma... Purtroppo, sì, diciamo che la nostra priorità magari è questa, dal punto di vista dell'agricoltore, sì, ok, ma io devo mangiare, devo guadagnarmi da vivere. Quindi capisco che bisogna anche lavorare proprio sul concreto, cioè sul valore aggiunto percepito dall'agricoltore in prima persona. Grazie. Stefano... Sei qui apposta per rispondere direi a questa domanda. Voi cosa state facendo per il futuro? Cioè cosa vedete come implementazione futura che possa proprio rispondere a queste due domande e rendere win-win questo passaggio? Assolutamente sì, grazie. Condivido di nuovo lo schermo giusto per seguire un filo logico, così portiamo avanti quello che è il discorso insieme. Diciamo che sulla prima slide che avevo fatto vedere ci eravamo fermati così, no? A un'innovazione, diciamo, e una evoluzione del mondo in costante sviluppo. Ci ho aggiunto 2 immagini molto veloci, giusto per far vedere che l'innovazione non si ferma mai, probabilmente molto futuristica, sono molto futuristiche queste 2 immagini che ho messo, ma effettivamente è la direzione in cui andiamo. Ed effettivamente è quello in cui si sta comunque investendo, come dicevo prima, John Deere continua ad investire in quello che è il discorso dell'agricoltura di precisione, ma anche dell'innovazione, proprio per portare effettivamente della concretezza sotto questo aspetto. Uno dei primi investimenti che è stato fatto, e parliamo di 3 anni fa, è stata l'acquisizione di un'azienda nuova per quanto riguarda
John Deere, parlo di Blue River Technology. Adesso vi lascio un attimo un video, un breve video in lingua inglese, ma che ci fa comunque capire quello che è il livello e l'utilizzo di questo tipo di soluzione e il motivo per cui andiamo ad investire in una certa direzione. We're seeing lots of resistance to Roundup. We're looking for other ways to combat the weeds and still have cost savings on top of everything. We saw an opportunity to take cameras, computers, and artificial intelligence to allow ag machines to see every plant in a field. We thought that we could give farmers the ultimate flexible tool to treat their field and manage their field in whatever way they wanted by having the knowledge of every plant and its situation and an ability to spray very precisely, whether it be herbicide only to the weeds or fertilizer or fungicide directly on each plant that needed it. Each field they go to has a different set of conditions and they need to be able to adjust and correctly set that machine's performance for the field. One knob could be the protection of the cotton plant and how big of a buffer, a safe zone that we provide the plant so that when you apply selective materials or non-selective materials that we have the appropriate buffer. Another dial is how aggressive do you want to be at going after anything that looks like a weed. There's also some opportunities to inform the grower of how many weeds the system's seeing, even what kinds of weeds exist in the field that they can start to tailor their herbicide programs towards those weeds. The cameras and computers on a See & Spray machine are using deep learning algorithms that are similar to what's used in facial recognition. The first time we saw a pigweed, the machine didn't know what kind of plant it was, but we taught it by giving it tens of thousands of examples of that pigweed, and now it's an expert in pigweed. We save up to 90% of the amount of herbicide that you would spray if you were spraying the entire field. The weeds have become a little bit more of a pest than what they were originally. They become resistant to a lot of the herbicide that we've been using on them. With the rig, we have other options open to us. We can spray different chemicals that we were not able to spray before. We can take one man and put him on a tractor and we can do the work of 8 to 10 people. We're seeing no end to the use of this technology. Essentially, anything that may be cost prohibitive or more difficult to do when you're spraying on a broadcast basis, but much more grower beneficial if we're spraying on a very precise basis. Ecco, questa è una delle parti, diciamo, del futuro che vediamo sotto questo aspetto, anche con l'acquisizione di questa azienda proprio in questa direzione. Sono stati citati dei punti che sono stati visti anche prima da BioPlanet e mi fa piacere anche ricordarle, cioè il fatto che lo stesso principio attivo, e veniva citato un principio attivo, un prodotto, dopo un po' non funziona più, ed effettivamente anche l'opportunità di andare ad utilizzare un sistema diverso per lo spandimento e l'applicazione è fondamentale, come anche un discorso di gestione e un'informazione totalmente diversa da questo aspetto, nel senso che andiamo ad insegnare al nostro sistema un sistema che funziona al meglio. Questo era uno degli esempi del futuro, ma ce ne sono degli altri, e mi ricollego a quella che è stata all'Agritecnica ad Hannover. Da parte di John Deere c'era una zona dedicata, diciamo, alla tecnologia del futuro, infatti una zona che era stata chiamata Future Technology Zone. E in questa Future Technology Zone erano riportati anche dei prodotti, diciamo, in questo momento ancora magari non in commercio e in via, diciamo, prototipi, in aspetto prototipale, ma che in cui John Deere sta investendo e in cui vediamo delle opportunità effettivamente per l'agricoltura del futuro. Vedete sulla sinistra, con una associazione e una collaborazione con Volocopter, che è questa azienda che produce dei sistemi, diciamo, volatili, l'opportunità di applicare anche dei sistemi per l'applicazione di fertilizzanti o erbicidi proprio direttamente sul sistema, come anche delle opportunità completamente autonome, lo vedete sulla destra, uno sprayer autonomo e automatizzato per lo spandimento di prodotto effettivamente su larga scala. Altre soluzioni e altre opportunità futuristiche, diciamo, che rispondono a questo tipo di aspetto dell'agricoltura in cui John Deere sta, diciamo, investendo molto, è proprio anche riguardo all'operatore e a quanto l'operatore debba utilizzare la macchina con un ambiente di lavoro totalmente diverso. Vedete qua in questo momento
una possibile cabina del futuro con delle applicativi importanti che vanno proprio a gestire anche quelle che sono più informazioni sullo stesso sistema, sì le informazioni della macchina, dell'attrezzo, ma anche informazioni che riguardano diciamo meteo e gestione, ma come anche applicazioni che riguardano la gestione ad esempio di mappe di prescrizione e di attività sito specifiche. E l'ultimo appunto, l'ultima idea che voglio riportare riguarda quella di un'altra innovazione, di un altro sistema prototipale che è stato presentato ad Agritecnica e che vede proprio l'opportunità di andare a sviluppare quella che è l'automazione pura senza la presenza di diciamo risorse umane nelle operazioni e con un sistema totalmente diverso rispetto ai precedenti, un trattore totalmente autonomo. Anche per questo ho un video che vi faccio vedere. Come avete visto in questo video, questa diciamo che è un po' la linea di pensiero, la linea di sviluppo di John Deere, andare ad arrivare ad un sistema totalmente autonomo, molto versatile, perfettamente manovrabile, molto potente, ma che vada anche a toccare un punto fondamentale che riguardiamo anche nell'applicativo reale sulla nostra terra, che è quella della salvaguardia del suolo e della resa del suolo stesso. Diciamo che questa è l'idea generale che volevamo far passare come John Deere anche per quanto riguarda il futuro dell'agricoltura e dell'automazione da parte di John Deere. E con questo io ho finito la mia presentazione e lascio magari la parola a Rossano su un aspetto di questo discorso. Stefano, ti interrompo solo un attimo perché mi interessava chiederti velocemente una cosa. Assolutamente. Vabbè, abbiamo visto tutti questi prodotti anche un po' fantascientifici, ma quello che sembrava fantascientifico fino a magari una ventina d'anni fa, poi oggi non lo è più, quindi chi può dire cosa succederà? Può essere che molte di quelle visioni diventino realtà anche a breve. Ma una cosa mi interessava capire, tutta questa innovazione poi deve essere trasmessa alla rete vendita se vogliamo che poi arrivi veramente agli agricoltori. Come sta cambiando il vostro rapporto con la rete vendita? Come fate a formarla su questi tipi di tecnologie dei concessionari che magari fino a ieri lavoravano, conoscendo, perdona il termine, solo il ferro? Sì, grazie della domanda, e magari se ci fosse anche qualche concessionario in linea magari sorride sotto questo aspetto, nel senso che John Deere è sempre stato abbastanza leader sotto l'aspetto dell'agricoltura di precisione e dell'automazione e ha sempre rotto le scatole, permettetemi il termine, alla propria rete vendita, perché effettivamente la conoscenza è il primo punto per poter portare questo tipo di soluzione ai nostri clienti e agli utilizzatori finali. E quindi il piano di formazione messo in atto da parte di John Deere diciamo annualmente prevede una formazione specifica per quanto riguarda i prodotti che riguardano l'automazione e l'agricoltura di precisione, sia a livello commerciale sia a livello tecnico, perché riteniamo che sia fondamentale non solo vendere il prodotto e saper proporre il prodotto, ma anche poterlo seguire nel modo giusto. Questo è un punto fondamentale che ci rendiamo conto anche di avere magari a volte delle resistenze interne, perché comunque
dare una risorsa, diciamo, dedicare una risorsa per questo tipo di tecnologie, lo puoi fare quando cominci ad avere sul mercato diversi prodotti che effettivamente sono consegnati e che utilizzano questo tipo di tecnologia. Però riteniamo anche che sia fondamentale, e da parte della nostra rete vendita c'è sempre di più l'intenzione e la buona capacità di rendersi conto di quanto effettivamente la formazione, la gestione e l'assistenza di questo tipo di tecnologia sia fondamentale per trasferirla al cliente finale. Grazie mille. Ecco, proprio su questo tema vorrei coinvolgere anche Rossano Buoli, che in qualità di controterzista, la vostra categoria che forza ha appunto magari nel promuovere tecnologie verso le aziende? Cioè, voi siete capaci, siete in grado in qualche modo di veicolare quello che vi serve a grandi aziende, anche del calibro di John Deere? Dunque, sì, questo qua sì, perché come hai visto anche nel video precedente, anche con McCormick c'è un filo particolare che ci unisce e ci dà la possibilità di esprimere le esigenze che nascono dal basso, in pratica, quello che oggi sul campo deve essere messo in campo con quello che si ha disponibile. Quindi questo qua cerchiamo di intraprenderlo e cerchiamo di farlo. Comunque io sono convinto che da adesso in avanti, ma forse anche da 2 anni fa in avanti, il rapporto del mondo agricolo deve cambiare, nel senso che l'agricoltore non si deve più vedere solo come un mero produttore o un lavoratore in campo, ma comunque deve poter e saper dialogare col controterzista, con la casa costruttrice, con chi gli fornisce i mezzi tecnici, per avere sempre di più per il nostro ambiente Italia un prodotto vendibile e spendibile sul mercato di qualità ritengo eccellente. Quindi questo qua è proprio un passaggio culturale che un po' tutti dobbiamo fare, non solo l'agricoltore, ma anche i controterzisti. Cioè, siamo in un mondo che comunque le resistenze sono ancora molto forti. Collegandomi anche agli interventi precedenti e pensando al futuro, ci sono già tecniche nuove, come vi ho detto anche prima e come anche Bioplan vi ha presentato. Noi è già 3 anni che stiamo portando sul territorio l'utilizzo di capsule di tricogramma per la lotta alla piraglide, e anche qua in un ambiente, in un areale convenzionale, non prettamente biologico. Quello che noi riscontriamo è che comunque la resistenza dell'agricoltore è sempre sulle nuove tecnologie, nuovi implementi, un po' scettico. Prima vuol vedere l'efficacia, e noi riusciamo a dimostrare che anche con questo sistema l'efficacia arriva al 95% e anche i 2 anni passati al 97%, però insomma un po' di resistenza c'è. Per farvi anche un paragone rispetto a una macchina tradizionale che dava insetticida, una macchina tradizionale con insetticida distribuito liquido per fare 5 ettari occorreva mediamente 1 ora. Con un drone a distribuzione di capsule 4 ettari li fai in 10 minuti. Questo qua è anche il fatto che la tecnologia comunque ti dà un bel aiuto e ti dà una bella mano. E anche lì i costi abissalmente differenti con sulla macchina tradizionale, anche costi di manutenzione che comunque sono onerosi. Su un drone cambi la batteria se non dovesse funzionare. Quindi cioè, anche lì abbiamo visto un bel risparmio, e poi lavori comunque in un ambiente non con l'insetticida, ma con prodotti naturali, quindi anche per l'operatore stesso, in questo caso che deve controllare il drone, è in un ambiente sano. Senti, dal tuo punto di vista, qual è, diciamo, l'ambito in cui non si è ancora innovato abbastanza, o che cosa manca sostanzialmente? C'è qualche punto ancora scoperto, oppure va tutto avanti di pari passo? No, come ti dicevo prima, ci sono grosse resistenze, ma sia tra gli agricoltori, ma sia anche tra i contattisti. È una cultura che deve nascere e crescere, nel senso che anch'io mi ritengo giovane pur alla soglia dei 50 anni, però non è solo una questione di età anagrafica, è proprio una questione di mentalità. L'avvicinamento, anche come diceva Alessio, dei costruttori alle nuove tecnologie è
basato su chi è spinto a innovare e a trasformarsi in primi. Gli altri vengono a ruota. Quindi, cioè, in questo caso c'è un po' di diseguaglianza, io ritengo più che altro culturale. Grazie. Prego. Grazie mille. Christian, ecco, dal tuo punto di vista invece? Allora, sicuramente stavo riflettendo su due o tre concetti espressi ultimamente, no? Il fatto di scalabilità, la tecnologia deve essere scalabile, perché alle volte viene pensata per i massimi sistemi e difficilmente arriva all'utilizzatore finale. Quindi io faccio un esempio che c'è molto vicino a noi, no? Cioè sistemi di fertilizzazione o sistemi di automazione per l'applicazione vengono pensati da agronomi, però aspetta, poi devo... un po' più vicino, scusa, sentiamo male. E in maniera quasi scientifica, perché obiettivamente si sta parlando di applicazioni, di prodotti scientifici, però poi deve essere scalabile dall'azienda, appunto, di 100 ettari, 1000 ettari, perché magari la tecnologia parte da, che ne so, la dal monte, e poi deve arrivare all'agricoltore che ha 5 ettari, perché comunque le esigenze culturali sono le stesse, le esigenze applicative sono le stesse. Quindi il concetto di scalabilità. E il secondo aspetto è l'integrazione, quello che dicevamo prima, che deve andare a riscontrare, soprattutto per l'agricoltore, il risultato. Perché il concetto del abbiamo sempre fatto così, meno male qui non stiamo inventando la ruota nuovamente, stiamo parlando di qualcosa che arriva nella storia, come dicevo prima, forse da prima ancora di quando abbiamo imparato a scrivere e a far di conto. E c'è molto questo atteggiamento ancestrale, no? Abbiamo sempre fatto così. Conosco l'applicazione, conosco il campo, conosco la cultura. In realtà la dimostrazione, quindi io ho visto prima dei numeri di efficienza, l'efficienza delle macchine, l'efficienza dell'irrigazione, quello che facevo vedere prima. Oggi integrare queste informazioni è dimostrabile che obiettivamente ci sono rese migliorative, qualità migliorative e riduzione degli imprevisti. Questa è la tecnologia che secondo me deve, cioè è il concetto di come la tecnologia deve arrivare per creare quel cambio generazionale, perché mentre l'effetto wow, passatemi il termine, della tecnologia che si passa, sentivo prima la corretta citazione dello smartphone, no? È diventato semplice e ha cambiato dalla mattina alla sera il nostro rapporto con un dispositivo, quello telefonico, che ormai è diventato tutto fuorché il dispositivo telefonico mobile. E lì però parliamo di sistemi di massa, di scala, con una scala completamente diversa da quella che è l'agricoltura, no? Dobbiamo, e qui parlo, dobbiamo noi sicuramente l'industria essere un supporto anche della ricerca, essere bravi a riuscire a rendere il prodotto facile per arrivare a quel concetto di wow. Io credo che sia la chiave sia tutta qua. E termino l'intervento facendo una piccola parte di condivisione. Ho ridotto quello che doveva essere l'intervento perché un po' ne abbiamo parlato. E vedete lo schermo, sì? Il concetto di, parlavamo di irrigazione di precisione, no? Allora, in realtà, scusate, ecco, il sistema parte da, no, quando spesso ne parliamo noi, ne parliamo a livello istituzionale, a livello anche formativo, a livello normativo, è un qualcosa che è complesso, che ha delle complessità e che hanno difficoltà alle volte di arrivare anche alla comprensione sul ma perché dovrei farlo, oltre a un aspetto meramente economico di ritorno, ma proprio di quasi di reticenza, di paura nell'approcciare, no? Perché parliamo di sistemi automatici, interconnessione, ambienti cloud, che sono tutte le cose che obiettivamente esistono, obiettivamente ci sono. Quindi, parlando di linguaggio, ora farò una sequenza di riduzione ai minimi termini del massimo sistema, quindi concetto di prima, iniziamo a vederlo in quello che sono
i singoli elementi. Ora, chiaramente io faccio l'esempio applicativo di un impianto, sistema di irrigazione, però è applicabile, secondo me, in maniera più estesa. Quindi lo concettualizziamo e lo andiamo a portare proprio come informazione fino al minimo termine che è. Immaginiamocelo nel campo, quindi dove sono collocati i diversi elementi di tecnologia e visti così sembrano, come dire, scollegati, ma in realtà non lo sono. E allora la riflessione parte proprio da tanti piccoli sistemi che diventano un sistema più grande. È un po' l'esempio che faceva prima il collega che parlava di non una soluzione grande, ma tante piccole soluzioni. Questo è l'aspetto. Integrazione e condivisione che deve essere semplice, deve essere facile, deve essere accessibile e deve portare rapidamente, se vogliamo, un'inversione, un cambio di tendenza, un approccio anche più positivo, perché poi alla fine sarà quello che genererà la richiesta supporterà l'innovazione e è facilmente riscontrabile. Io l'ho visto nelle presentazioni di John Deere, quando parla dell'efficienza di un sistema che non solo deve seguire la linea, ma deve seguire anche un adattamento in base a altre variabili. È proprio la gestione delle variabilità che sono sempre più frequenti. Perché? Perché l'agricoltura è industrializzazione, è diventata sempre più industrializzata, quindi le variabilità hanno un effetto sempre più importante e devono essere sempre più controllate. Non speriamo che non piova o speriamo che non ci sia vento, per fare un esempio, piuttosto che intervenire e prevenire, e questo lo possiamo fare con le informazioni. Le informazioni, quindi la gestione il termine usato e abusato delle big data. Per avere le big data è necessario raccogliere i dati, dopo diventeranno big data e la seconda parte sarà la complessità dell'elaborazione. Ma prima di tutto dobbiamo recuperare questi dati. Oggi abbiamo sistemi di sensoristica in 1001 mercati, io faccio l'esempio degli ascensori, i condizionatori o altre tecnologie anche nell'automotive, che hanno iniziato 20 anni prima dell'agricoltura e quindi hanno tutta una serie di informazioni e di dati che gli consentono oggi di fare passi e miglioramenti di efficienza sostenibile nel prodotto, nella tecnologia, nell'applicazione, nei costi. E in agricoltura manca fondamentalmente il dato, perché il dato ancora è legato molto all'esperienza. Quindi la sensoristica di campo, la sensoristica agrometeo, questo è un punto dove personalmente noi come Iritec, ma come credo un po' insomma nel settore, visto che l'efficienza irrigua come prodotti ci siamo, come facevo notare, come ho provato a evidenziare nella prima parte, ci stiamo spostando sul gestione e il controllo, il monitoraggio, quindi l'acquisizione e l'elaborazione dell'informazione e naturalmente l'integrazione. Scalabilità, quindi vado a concludere con, deve essere tecnologia economicamente sostenibile, ovviamente deve essere recuperabile, deve portare dei benefici e deve abbracciare il concetto di tecnologia moderna, quella che si chiama la techno sharing, la possibilità di ripartire gli investimenti, ripartire le informazioni, e infatti quello che può essere l'esigenza del singolo, da un ettaro, un campo in fuorisuolo, una piccola serra, piuttosto che la grande piantagione, un sistema complesso fatto da realtà diverse, ma con esigenze magari culturali simili, fino a un'integrazione di tipo territoriale, perché alle volte certe informazioni possono avere rilevanza proprio anche in un determinato ambiente rispetto a un altro. Okay, queste sono il concetto di tecnologia condivisa che deve portare alla conoscenza immediata, ma anche all'elaborazione, l'analisi, fino ai concetti di prevenzione. L'ambiente evidentemente è internet, perché è sicuramente la base probabilmente comune, e è auspicabile un'integrazione di tutti gli altri processi. Quindi se devo parlare di droni, sono elementi che oggi sono un po' scorporati dall'irrigazione, ma sono un elemento fondamentale soprattutto nella difesa, e i mezzi, i macchinari, comunque sia quello che succede all'interno dei filari di un vigneto ha impatto anche sull'irrigazione stessa e sulla coltura, quindi l'integrazione è senza dubbio fondamentale.
Grazie, sì, appunto possiamo dire che un po' le parole d'ordine sono veramente interoperabilità e integrazione. Mi viene da dire che ci vorrebbe quasi un integratore di sistema che fosse, appunto, che lavorasse per integrare anche tutte queste tecnologie, e sicuramente ci sono già, infatti, che stanno lavorando in questo senso. E vabbè, chiuderei con Marco Menegatti, che appunto con questa storia degli insetti e dei droni ha sollevato, mi sembra, molta curiosità. Tutti vi hanno ricitato e vi hanno preso ad esempio, quindi fateci vedere queste foto. E... Allora, intanto, se avete piacere, vi farei vedere velocemente, dura pochi un paio di minuti, un video dove mostriamo un po' il frutto di questa collaborazione appunto tra noi e la Ital Drone. Adesso provo a condividere lo schermo. Mi avete abilitato per la condivisione dello schermo? Mi dicono di sì dalla regia. Tanto Daniele, sembra che integrazione e condivisione se ne parli di più e meglio quando si parla di tecnologia che in politica. No comment. Perfetto. Allora, in questo video io sono il pilota, come potete vedere. Adesso stavo l'audio. Mi sentite? Sì, sì. Ecco, questo quindi è un drone, un quadricottero appunto prodotto da Little Drone, dove questo è un drone in cui possono essere abbinati accessori di diverso tipo, come ormai molti di voi già sanno perché ci lavorano, quindi fotocamere, addirittura impianti per la micronizzazione localizzata di prodotti liquidi. Ecco, in questo caso si tratta invece di un distributore di prodotto solido, quindi è una sostanzialmente una cochlea che può girare a velocità di cui si può moderare, diciamo, la velocità per poter ottenere, diciamo, un dosaggio specifico sulla cultura. In questo caso è insalata, su cui stiamo distribuendo un acaro predatore in grado di controllare i tripidi. Il materiale disperdente che utilizziamo in questo caso specifico è crusca, però possono essere diversi, come la vermiculite, noi utilizziamo la polla di grano saraceno o anche la segatura. Per darvi un dato concreto, questo era un appezzamento di 3 ettari che trattato col drone è stato un volo di 3 minuti e mezzo. Se l'avessimo dovuto fare a mano, probabilmente l'agricoltore, una persona da sola, entrando dentro questo campo, dentro questi 3 ettari, avrebbe probabilmente perso 3/4 d'ora, un'ora per fare il trattamento, considerando che tra l'altro quel giorno aveva piovuto, quindi c'era anche molto fango. Invece con l'utilizzo, diciamo, del drone, questo problema è stato risolto molto molto velocemente. Scusa, aspetta, una domanda che ci viene fatta è il modello di business di questa accoppiata insetti drone, come funziona? Cioè, li vendete assieme, il drone più gli insetti, o vendete... Allora, quello che abbiamo fatto, cioè la nostra idea, l'idea di mettere insieme queste due aziende era quella di fornire agli agricoltori un pacchetto che fosse in qualche modo certificato, perché l'esigenza fondamentale era quella, da parte nostra soprattutto, di garantire un sistema che preservasse la vitalità degli insetti. Cioè, il problema principale è questo, cioè come potevamo noi garantire che il sistema di distribuzione che veniva utilizzato preservasse la vitalità degli insetti, perché questi sono insetti vivi anche molto delicati. Quindi noi non ci interessava vendere i nostri, distribuire i nostri insetti con un drone, un distributore qualsiasi, dove noi non potevamo garantire appunto la qualità del prodotto. Quindi, diciamo, il senso, diciamo, di questo progetto è quello di mettere insieme la tecnologia dei droni con un'azienda come Ital Drone, che ha provveduto a costruire questo distributore,
in funzione di quelle che sono state le nostre richieste. Quindi, oltre che garantire, diciamo, la possibilità di effettuare il dosaggio sulla cultura secondo le nostre indicazioni, ma soprattutto di garantire la vitalità degli insetti. Quindi sono state fatte tutta una serie di prove fino a che non siamo riusciti a mettere a punto un metodo di distribuzione che preservasse appunto la vitalità, la qualità del prodotto, dell'insetto. Certo, grazie. E nel cassetto avete, che altre idee avete? Perché è curioso, quale altre applicazioni pensate di sviluppare? Sempre con l'utilizzo dei droni? No, non necessariamente, dico se... Beh, Stefano, cosa... Beh, qui spaziamo su tutti i campi. Noi lavoriamo in agricoltura, come lavoriamo sempre di più nel verde pubblico. Verde pubblico e privato, ma soprattutto il verde pubblico. Per cui, da un lato, continua ad espandersi la nostra attività nell'attività di serra e nelle colture estensive. Lavoriamo sempre di più anche nei frutteti, nei vigneti, campi dove fino a qualche anno fa non era richiesto nulla. E il verde pubblico. Nel verde pubblico, se, ancor più che in agricoltura, si può fare sempre di meno da un punto di vista dei trattamenti, per cui l'utilizzo di insetti utili in quel campo diventa fondamentale. E anche qui i droni o altri strumenti di distribuzione possono fare la differenza. Ok, allora grazie anche a voi e direi che stiamo toccando le 2 ore, per cui direi che possiamo fermarci qui. Ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato, è stato un incontro veramente interessante. Ringrazio anche te, Daniele, se vuoi chiudere. Ah no, prima una cosa importante. Vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno guardando da casa che il filmato di questo incontro lo potete trovare comunque sulla nostra piattaforma di Trattori Web e che il prossimo appuntamento sarà il 14 aprile in cui parleremo di Green Economy, vero Daniele? Sì, abbiamo dei casi piuttosto interessanti di Green Economy, sostenibilità e sostenibilità finanziaria, quindi non solo dal punto di vista ambientale, ma anche come si può riuscire a coniugare la sostenibilità ambientale con quella finanziaria, uno dei temi che abbiamo anche in parte trattato oggi. Bene, grazie, buona serata a tutti e grazie anche ai partner John Deere, McCormick e Almaviva che ci supportano in questo tour. Buona serata a tutti. Grazie mille. Grazie, buona serata. Serata. Grazie a voi.